I lavori per inizio settembre-ottobre dovrebbero partire proprio i lavori materialmente, quindi ci troviamo a un buon punto con l'augurio di iniziare questi benedetti lavori a questo porto e iniziamo a vedere la luce, come si dice, che aspettavamo da tantissimi anni. Quindi questo sarà Francesco il Scordella, presidente degli armatori di Pescara, parla a nome di tutta la marineria. I lavori a cui accenna riguardano il futuro del porto di Pescara. Ci sono i soldi e l'appalto è stato già affidato alla ditta di Venezia che ha realizzato il MOSE. Ci sono però lavori ancora più impellenti che interessano l'avamporto perché da lì i pescherecci non possono più entrare. Adesso abbiamo chiesto di fare, come sempre purtroppo, perché la realtà è questa, di fare questo mini dragaggio sommerso che si farà fuori la canaletta per permetterci di rientrare, perché praticamente è saturo. No, ci sono delle barche che purtroppo già stanno ad Ortona e noi tutte le sante domeniche che andiamo a lavorare abbiamo sempre lo solito problema, con i fondali che oramai sono arrivati proprio al minimo perché andiamo incontro alle basse maree e abbiamo difficoltà a entrare ed uscire tutti i santi giorni. I fondali quanto dovrebbero essere profondi? Ma qua abbiamo barche che pescano 4 metri, almeno dovrebbe avere un fondale di 6 metri per avere una navigazione tranquilla e in sicurezza. Purtroppo non è così perché le condizioni peggiorano sempre di più, perché sappiamo che il porto in queste situazioni è aperto con la diga che non è. Che c'è il problema che da nord si insabbia sempre, quindi facciamo questi interventi ogni anno che ci permettono di respirare, ma non è il nostro futuro quello.